Siamo qui col direttore artistico e ideatore del format Sindaci ai Fornelli. Siamo giunti alla sesta edizione. Quali sono le novità di questa manifestazione o gara gastronomica che vede impegnati 10 sindaci ai Fornelli? Più che novità, io parlerei di crescita continua di questa manifestazione. Siamo partiti il primo anno con solo 4 sindaci e 4 cuochi e poi abbiamo visto crescere la manifestazione fino ad arrivare a 10 sindaci, 10 cuochi, ospiti che vengono a trovarci, sindaci che vogliono partecipare. Perché? Perché è un momento in cui ci si diverte davvero, si gioca con la gastronomia, si gioca con la promozione del territorio e quindi con i nostri prodotti e piatti tipici. Il sindaco di Capurso, Francesco Crudele, coorganizzatore assieme all'ideatore della kermesse gastronomica a San Don Romano di Sindaci ai Fornelli. Sindaco, siamo giunti alla sesta edizione, cosa si prevede per questa edizione innanzitutto e poi diventerà diciamo di più ampio respiro questa manifestazione che è cresciuta in maniera vertiginosa negli ultimi anni? Siamo alla stessa edizione, ma soprattutto la novità di quest'anno è che sono rappresentate tutte le province pugliesi. Con grande entusiasmo affrontiamo questa gara che è basata sull'ironia ma punta a valorizzare le eccellenze pugliesi. E la presenza del governatore emiliano qui a Capurso è la testimonianza di quanto importante sia diventata questa manifestazione, che punta veramente a far capire quanto bello sia venire in Puglia, no, non solo per il mare o per l'entroterra o per la campagna, ma soprattutto e anche per la gastronomia. Beh, ovviamente il sindaco di Capurso Crudele da molti anni sta realizzando questa bellissima manifestazione che ogni anno diventa più bella, più grande, più organizzata, con più sindaci, e ovviamente è un modo per collegare le amministrazioni, per far incontrare i sindaci, ma anche per spiegare che un sindaco in realtà è una persona come tante altre, che può tranquillamente lavare i piatti o cucinare o lavare per terra, perché ognuno di noi svolge una vita assolutamente normale, quindi è giusto che la gente sappia che chi fa il sindaco non viene da Marte ma è un cittadino come tutti gli altri. I vincitori della sesta edizione di Sindaci ai Fornelli: Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, e Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri in provincia di Roma. Allora, cosa si prova ad aver vinto questa manifestazione così importante per i sindaci di Puglia e non? No, a me piace questa vittoria semplicemente perché siamo riusciti a creare un piatto che simboleggia la nostra unione, insomma, un'unione di tradizioni diverse tra i nostri due comuni, così geograficamente lontani, però così spiritualmente e anche per tanti problemi vicini. Cosa avete preparato, sindaco Pascucci? Grazie all'aiuto anche dei due chef che erano con noi e che ringrazio, abbiamo preparato appunto un piatto che unisce le nostre due tradizioni, una carbonara, che è il piatto tipico romano, quindi una pasta, diciamo, con la pasta con l'uovo, però abbiamo aggiunto le alici, abbiamo aggiunto i peperoni, abbiamo aggiunto i fiori di zucca, le mandorle, dei pomodori datterini gialli naturali, e questo è stato, diciamo, un po' un'unione, diciamo, un viaggio che parte da Cerveteri, finisce a Bitonto e in qualche modo passa nella Puglia, a Capurso, in un posto meraviglioso.